una squadra dopo una partita simile con un episodio dubbio, cioè non dubbio, stradubbio. Vuol dire che al posto del cuore c'hai, non lo so cos'hai, hai un bidone dell'immondizia, perché è un qualcosa veramente di eclatante. Buoni. E a prescindere da quello, dico, se tu non hai la personalità per arbitrare e per stare da protagonista positivo in questi palcoscenici, te ne stai in tribuna con tua moglie, con i tuoi figli, ti mangi le tue patatine, ti bevi la Sprite, la Coca-Cola o i fruttini e ti guardi lo spettacolo. Però tu non puoi condizionare una partita di sacrificio, cioè un'impresa che era memorabile, che era epica, perché non hai il coraggio e non hai la personalità per stare a certi livelli. E siccome la pago anch'io, che ho 40 anni, quando non riesco a dimostrare magari tutto il mio miglior repertorio, e sento, mi auguro che questo valga anche per gli altri. Ecco, questo sì, chiusa la parentesi, il Real Madrid, secondo me, ha meritato nelle due partite di passare il turno, è stato più bravo di noi, sono stati bravissimi, rivinceranno la Champions, gli faccio tanto complimenti, perché per me è sempre stato un onore affrontare questa squadra, questa società, questo pubblico, questi giocatori. E veramente per me loro sono dei grandissimi, tanti complimenti, però stasera obiettivamente meritavamo almeno di andare ai supplementari. Sono talmente tante domande che lascio anche a Sandro e Leonora, davvero. Che cosa gli hai detto e che cosa ti ha detto nel momento immediatamente successivo? Io in quel momento lì avrei potuto dirgli qualsiasi cosa, ma tu devi avere la sensibilità per capire il disastro che stai facendo. E se tu non hai quella sensibilità non puoi scendere in campo. Te ne stai in tribuna a mangiare le patatine e mandi qualcun altro e dire perché io non ce la faccio ad arbitrare determinate partite. Punto. Hai avuto la sensazione che l'arbitro non fosse all'altezza, come lo stai descrivendo adesso, fin dai primi minuti, o è stato un lampo, un fulmine a ciel sereno alla fine? Ma io non no, ma l'arbitro ha fatto la sua partita, ha fatto quello che doveva fare, probabilmente. E il problema è proprio quello. Poteva essere aiutato dall'assistente di porta? E magari se ne è lavato le mani, come vediamo dalle immagini. Ma a prescindere dall'assistente di porta, dei guardalini, del diciottesimo uomo che sta in tribuna, lì è una questione di sensibilità che ogni uomo, cioè che deve albergare in ogni uomo. Cioè, lì non è una questione di saper arbitrare, di aver visto, non aver visto. Deve aver visto innanzitutto la partita d'andata e quello che è successo durante la partita d'andata. E poi al ritorno su una cosa simile magari sei un po' più sereno e riesci ad arbitrare e a fischiare le cose eque. Allora io forse ho tolto l'imbarazzo, Angelo Di Livio.